E benvenuti a tutti! Si parte! Con un nuovo episodio dell'Ista Cronista! Oggi sto andando a Torino a recuperare la pallina che era laggiù a fare qualcosa per l'università. Sinceramente non ho capito bene per cosa, ma non è questo l'importante. Siamo arrivati belli tranquilli, belli sereni in questo hotel che insomma non era proprio il massimissimo, però neanche bruttissimo. La zona era proprio centrale, eravamo proprio nel mezzo al cazzo. Ci siamo messi a camminare come due stronzi per la città di Torino a cercare un posticello bellino e quindi cammina, a un certo punto minchia che popò di piazza enorme, cazzo quanto cazzo era grossa, però mi è stato detto che dico troppe parolacce, quindi caspiterbolina quanto era grossa la faccia di Giulia quando ha visto lo scontrino di questo barrino. Considerate che abbiamo preso un estate in lattina, una briochina vuota e un cappuccino. Guardate la faccia di Giulia nel momento in cui realizza Madeca, e rimane leggermente imbambolata, poi guarda la tazzina come se gli dicesse qualcosa e poi lancia lo scontrino, perché ragazzi, 13 euro! E qui sabotaggio dello zucchero. Poi ci siamo rimessi in marcia alla volta del museo egizio, che dicevo era bellissimo, e in effetti quando siamo arrivati era effettivamente bellissimo, era grande, pieno di robe originali non imitate. L'unica cosa è che non me lo sono vissuto proprio un granché bene, perché ragazzi, io mi stavo cagando addosso, l'estate mi aveva smosso tutto, ero lì che mi stavo smarmottando e quindi ero lì, che bello. Poi dopo siamo passati dall'hotel e guardate la mia faccia rilassata in questo momento, avevo dato tutto e quindi potevamo andare alla Mole Antonelliana, dove risiede il museo del cinema, nonché una veduta della città, niente male. Momento doppiaggio. Gli ho detto: scusa, ma cosa fai tu? Giochi con questo qua? Capisco che prendi 3,50 euro all'ora, però non lo fai passare. Scusate, prego. Piccola digressione con accento sardo. L'ascensorista ce l'aveva anche il briao che aveva lasciato un ragazzo in sedia a rotelle, li aspetta e non lo faceva scendere. Popò di gonfia. Comunque ragazzi, guardate che popò di vista c'era da qui. Cioè, a parte il fatto che appena siamo sortiti pioveva. E va bene, lo accetto, perché non è che può essere una bella serata, una bella giornata. Deve piovere ovviamente se si va a fare qualcosa. Però ragazzi, visione spettacolare, si vedevano le Alpi, si vedeva tutta la città, si vedeva il nostro albergo, si vedeva la super piazzona. Una volta scesi, museo del cinema, guardate che bella la Mole da dentro, c'erano tutti dei set allestiti. Poi a un certo punto abbiamo deciso di uscire, non ho fatto tante riprese perché la telecamera al buio non rendeva bene, e per uscire bisognava scendere. Guardate che bella questa ripresa, un po' vomitevole. Ma siamo a Torino e quindi special guest Jam Vortex! Siamo incontrati, ovviamente, si va a Torino, cosa facciamo? Non incontriamo Jam? Giulia l'ha conosciuto, insomma abbiamo fatto un po' di parole, abbiamo fatto una merenda insieme, ovviamente pioveva, poi ha smesso, si è fatto due passi, siamo andati in questo piazzone dove dice si concentrano tutte le energie occulte per un triangolo geografico, ma so assai io non me ne intendo. Comunque si è fatto questa bella passeggiata insieme e con Gemmi ci siamo visti due volte nella vita, è come se fosse un amico da sempre, super selfone. E poi l'abbiamo accompagnato. Questo è l'ultimo giorno, stavamo cercando un posto per fare colazione per la nostra ripartenza e ritorno in patria pisana. E qui, in macchina, ad ascoltare l'audiolibro di The Witcher, che io non so ragazzi se avete mai provato gli audiolibri, ma ragazzi, in macchina sono come vedere un film mentre si sta guidando, bellissimi. E qui si va veloce! E poi un piccolo scorcio del ponte, nuovo ponte Morandi, sperando che durante il nostro passaggio rimanesse in piedi.